Buongiorno, mi trovate in una location e con una qualità diversa perché stamani mi è venuta la brillante idea di girare un videovlog, cosa che non succede quasi mai sul mio canale perché semplicemente non li so fare, ma oggi mi voglio impegnare, ce la voglio fare e anche perché ho un po' di cosine da fare, quindi voglio che voi mi teniate compagnia e nulla, quindi speriamo venga fuori qualcosa di carino. Speriamo, eh. Voi dovete sapere la prima cosa che faccio io al mattino qual è, oltre ovviamente essermi andata a lavare, è la colazione. Yes. Questi sono i miei capelli al mattino, molto spesso sono anche peggio, quindi Questa è la mia colazione di stamani, brioche proprio così, alla volée e ace. Ecco qua anche Bianca, vi voleva dare il buongiorno anche lei. Comunque, io ho questo e credo di darlo adesso a lei. Non lo sto scherzando, ovviamente, ragazze. Cosa starò facendo con questo martello? Ieri sono andata a comprare i chiodini perché voglio attaccare a una parete di camerina dei quadri. Dei quadri Non ci riuscirà mai. che io spero con tutto il cuore di riuscire ad attaccare, perché l'ultima volta che ho messo dei chiodi in casa vecchia ho fatto solo dei buchi enormi al muro, quindi vorrei evitare tutto questo, ma io stamani ci provo. Incrociate le dita per me. Io li incrocio e viene uno spacca la parete. C'è questo. Non è che è in cima. Quindi questo verrebbe Seconda sta per metterla. Olè! Ok, ci siamo, manca l'ultimo. Ok, e adesso manca quello più bellino. Allora, è completato il tutto. Chiara è stata brava. Ragazze, non ci credo, ho anche dei brillantini qui, dei quadri, ma ce l'ho fatta. Non ho fatto buchi nel muro, ma è venuto troppo carino. Adesso vi mostro. Eccola qua la mia nuova parete. Ditemi cosa non è, ragazze, se vi piace o non vi piace. Mi piaceva ricreare lo stile che ha Desenio con tutti questi quadretti carini e l'ho fatto. Ho comprato i quadri da Leroy Merlin, invece le stampe le ho fatte io a casa con la stampante, e là mi piaceva mettere le mie foto, però sono ancora indecisa se lasciarle o mettere un'altra stampa. Fatemi sapere cosa ne pensate, a me piace un sacco. E poi sono stata bravissima! Anche le misure, cioè, top, davvero! Ragazzi, sto uscendo perché accompagno mamma a fare la spesa e vi volevo far vedere questo zainetto qua che mi è arrivato ieri da Shein. Rose Gall, scusatemi, Rose Gall. Io l'avevo ordinato nero, però loro me l'hanno mandato argento. Che ne dite? È bellino comunque. Che mi sembra un po' troppo trash. Nel caso poi lo do a Bianca. Mi aspettano sempre i lavori più duri. Ecco perché mamma mi porta sempre a fare la spesa. Ragazze, scusatemi, ma tra una cosa e l'altra si sono fatte l'una e mezzo. Io ho mangiato qualcosa di rincorsa perché adesso vado a farmi le unghie. Finalmente abbiamo trovato un buchino per farle. E così almeno ve le farò vedere in diretta. Incredibile come in questa via non si riesca manco a trovare posto per la bicicletta. Ogni volta è una strage anche per trovare posto anche con la bici. Sto aspettando di entrare. Comunque, ragazze, c'è meraviglia. Sono praticamente quasi le 2 e per strada non c'è nessuno. Con questo caldo ci saranno 30 gradi, saranno tutti al mare e con la bici si viaggia benissimo. Davvero, vi giuro. Cioè, non mi sarei mai aspettato di trovare zero traffico, infatti sono arrivata tipo in pochissimi minuti e nulla, adesso vado e dopo ve le faccio vedere. Tra l'altro, forse ho capito come mai non c'è nessuno. Parlo piano perché sono in uno stabile, perché non c'è mai nessuno a giro, praticamente è piena stagione e saranno tutti in ferie, tranne me che non c'è. Ragazze, sono appena tornata a casa.
Allora, praticamente ci ha messo veramente pochissimo a farmi le unghie oggi, ci ha messo un'ora stecchita d'orologio, quindi pochissimo, tra l'altro ottimo perché tra esattamente un'ora devo riuscire da casa perché vado al lavoro. Le unghie che mi ha fatto sono veramente semplicissime, ecco, forse anche perché ci ha messo così poco, e le ho fatte così, rosse, semplici. Adesso ve le faccio vedere meglio. Semplici così perché era tanto che non le facevo, poi a me la semplicità piace nelle unghie, quindi ho deciso di farle semplicemente rosse. Qua sicuramente così le vedrete molto molto meglio. A me piacciono tantissimo. E poi abbiamo lasciato la lunghezza di come le avevo prima, non le abbiamo neanche accorciate. Che sbalzo temporale, ragazzi, vi ho lasciato che erano le 4:30. Adesso sono esattamente le 9:30, sono uscita dal lavoro, sto andando a casa e il mio pensiero non è quello di andare a mangiare, ma bensì farmi una doccia, perché oggi ho sofferto tantissimo il caldo, ma veramente tantissimo. Infatti la mia pelle, come potete vedere, è super unta, cosa che mai successo nella mia vita di avere la pelle unta. E adesso salgo, mangio, faccio la doccia e poi esco, mi vado un po' a rilassare, e meno male domani che sono di mattina, così il pomeriggio vado un po' al mare. Ciao! Oli, amori, me li dai tanti baci? Grazie! Ciao amori, ma perché c'hai il ventaglio? Grazie! Io te li mangio questi orecchi. Ti fai grattare? Sbadigli, sei stanca? Dove ti hanno portata oggi? Dove ti hanno portata? Dove ti hanno portata? Sui giochini? Sta bene perché sta tutti grattini. Ciao ragazzi, allora in questo momento Chiara ha forzato la doccia, quindi ora il telefono ce l'ho io in mano. Beata lei che ha forzato la doccia perché io sto venendo dal caldo. Comunque, oggi sono andata al mare e ho perso questo orecchino qua, il primo, l'ho perso. Prima di tuffarmi nell'acqua me lo sono levato e ho visto che praticamente ho la stampa dell'orecchino che c'avevo tondo, infatti ora... Guardate com'è, ora un po', ce l'ho un po' di meno, però appena me lo sono levato era tutto rosso e c'avevo proprio la stampa del cerchiolino perché era tipo un brillantino. Però comunque, ora io caldo e mi faccio una bella coda tipo così. Sono sexy, vero? Sono sexissima. Grazie, sto per uscire, sono veramente totalmente diversa. Da prima mi sono fatta la doccia, mi sono risistemata, mi sono vestita a modo, e perché esco con i miei amici, vi porterò in un posticino molto carino, però vi volevo far vedere che cosa avevo su il viso. Allora, come rossetto ho messo Diva di MAC, un rossetto semplicissimo, mentre sugli occhi ho una novità che mi è arrivata. Oggi pomeriggio non vi ho fatto vedere il pacco perché avevo mille cose da fare, adesso vi faccio vedere di cosa si tratta. Ecco qua il prodotto che ho sugli occhi, è un mascara di Estée Lauder, si chiama così, se volete fate un piccolo screen, e dovrebbe essere volumizzante. Mi è arrivato oggi grazie ad Octoly e da Estée Lauder, che ringrazio ovviamente. Questo qua l'avevo già provato tempo fa, devo dire che non mi fa impazzire il mille per mille, però comunque alla fine dà un buon risultato. Il risultato che dà è questo, e sono esattamente 3 passate. E con 3 passate, io con diversi altri tipi di mascara, riesco ad avere un effetto molto più bello rispetto a questo, però nulla da dire, alla fine non mi dispiace. Thank you.
interessati in questo posto che vi ho fatto vedere. È praticamente un locale sulla spiaggia col mare, tutte le candele, è un posto super super rilassante e mi stavo quasi per addormentare. Non posso più fare la vita da teenager. Comunque niente, io spero che ovviamente questo video vlog vi sia piaciuto. Fatemelo sapere qua giù sotto nei commenti, magari ne farò degli altri, non lo so. E adesso salgo su in casa e mi strucco, vado a dormire, che domani alle 7 ho la sveglia. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi mando un grossissimo bacio.